Sosta ad 1 euro al giorno per sostenere lo shopping in città. È questa l'iniziativa Parcheggia Vicino Acquista Sotto Casa, lanciata da Comune, Confcommercio e Atam, che scatterà il 30 gennaio in concomitanza con l'avvio ufficiale dei saldi invernali, per durare poi sino al 14 febbraio. I due parcheggi, che diventeranno così amici dello shopping, saranno Mecenate e Baldaccio. Un modo concreto per essere davvero vicini, con una tariffa assolutamente sostenibile, e per togliere, diciamo, quell'angoscia tipica che si ha quando si va a fare shopping o a comprare, di dover pagare il parcheggio. Tu vieni qua in qualunque ora, ci puoi stare l'intera giornata, il prezzo è interamente di 1 euro, quindi è una risposta concreta, pratica. L'obiettivo principale dunque è quello di favorire la ripartenza del commercio al dettaglio nelle attività del centro aretino, in un momento in cui l'intero settore sta affrontando una difficile crisi dovuta all'emergenza sanitaria. Siamo sicuri che rappresenterà un ulteriore tasso per favorire l'ingresso delle persone nel centro commerciale naturale, quelle che sono poi le nostre botteghe, i nostri negozi di vicinato. Confcommercio è da sempre attiva per incentivare queste politiche e per incentivare l'acquisto dei negozi sotto casa, e questa iniziativa va proprio in questa direzione. Quanto sono importanti i saldi per i commercianti quest'anno? Sono molte le aspettative riposte? Beh, direi che assumono un valore ancora più importante in questa fase dove siamo in zona gialla, speriamo di mantenerla, ma sicuramente l'ossigeno deriverà anche dai risultati, dai consumi e dal rafforzamento degli acquisti che verranno fatti proprio in queste settimane. Quindi dobbiamo proprio incentivare questo shopping, perché ce n'è davvero bisogno.